Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Calendarizzate le riunioni della Commissione Statuto fino a dicembre. Priorità, modifiche al regolamento per migliorare il funzionamento dell'Assemblea Legislativa. Il servizio. Dopo la pausa estiva è tornata a riunirsi la Commissione per le riforme statutarie e regolamentari presieduta da Daniele Carissimi, dopo che nella prima riunione lo scorso 30 luglio aveva approvato all'unanimità il proprio programma di lavoro, sono state calendarizzate fino a dicembre 6 riunioni a cadenza quindicinale, nelle quali verranno approfonditi i vari capitoli del regolamento riguardanti le modalità di svolgimento delle attività degli organismi dell'Assemblea Legislativa. L'obiettivo condiviso è quello di raggiungere un'azione amministrativa più moderna, efficace, efficiente e più aderente alle esigenze della comunità regionale, attraverso tutti gli approfondimenti necessari supportati dal lavoro degli uffici legislativi di Palazzo Cesaroni. L'auspicio espresso dal presidente Carissimi è quello di poter votare in commissione il nuovo documento regolamentare dell'Assemblea Legislativa entro il prossimo mese di dicembre. Per l'attività della Commissione è stata prevista una doppia modalità e tempistica: apportare le modifiche regolamentari che risultano urgenti, indispensabili e utili al buon funzionamento dell'Assemblea Legislativa e lavorare all'attuazione delle riforme regolamentari e statutarie maggiormente incisive che richiedono scelte politiche di ampio respiro. Tra le questioni di rilievo nell'agenda della Commissione Statuto il cosiddetto regionalismo differenziato, che consenta l'adozione di ulteriori poteri e particolari forme di autonomia in capo alla Regione. Grande attenzione e rilancio degli istituti di partecipazione rappresenta un altro importante obiettivo nel programma futuro della Commissione, rendere cioè effettivo il diritto di accesso dei cittadini agli atti e la trasparenza del complesso delle attività della pubblica amministrazione. Saranno previsti confronti con commissioni analoghe delle altre regioni. La terza commissione consiliare di Palazzo Cesaroni ha dato parere favorevole alla proroga fino al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio regionale. La Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa, presieduta da Eleonora Pace, ha dato parere favorevole al disegno di legge della Giunta riguardante modificazioni alla legge 30/2005 sul servizio integrato dei servizi socio-educativi della prima infanzia, che prevede una proroga dal 31 agosto 2020 al 31 dicembre 2023 dei termini entro cui i soggetti gestori, sia pubblici che privati, hanno facoltà di realizzare interventi di adeguamento delle strutture per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio regionale. Astenuti i consiglieri di opposizione Bori, Bettarelli, Partito Democratico, e Fora, Patto Civico, secondo i quali, pur essendo condivisibile l'intento di permettere l'adeguamento delle strutture e quindi non lasciare senza servizi famiglie e studenti, manca una visione complessiva sul processo di adeguamento delle strutture scolastiche che vada anche oltre la situazione emergenziale creata dalla pandemia, e non c'è stato un adeguato coinvolgimento dell'Associazione Nazionale dei Comuni. L'atto passa ora al vaglio dell'Aula, dove saranno relatori per la maggioranza la presidente Pace e per la minoranza il consigliere Fora. Approvata in prima commissione la proposta di risoluzione per la sessione europea 2020 della Regione Umbria. La prima commissione consiliare, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione che sarà alla base della sessione europea 2020 dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Il documento racchiude tre atti: il rapporto sugli affari europei, la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione Europea, il programma legislativo annuale 2020 della Commissione Europea. La proposta di risoluzione individua all'interno del programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 alcuni argomenti di particolare interesse, a partire dalla formazione dei progetti per la realizzazione dell'obiettivo legato al Green Deal europeo, in quanto strategia fondamentale di crescita,
che può contribuire a creare nuovi posti di lavoro e a rendere l'Europa più competitiva a livello mondiale e che è parte integrante della strategia della Commissione europea per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Inoltre, la proposta di risoluzione individua altri due assi di interesse prioritario: un'Europa pronta per l'era digitale e un'economia al servizio della persona. Sul programma di lavoro della Commissione europea è stata anche ascoltata in audizione la vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Erika Borghesi, che ha sottolineato come il CAL reputi fondamentale la partecipazione all'esame degli atti europei e per questo chiede di essere audito sui singoli documenti che scaturiranno dalla sessione europea. Il presidente Daniele Nicchi ha detto di condividere la richiesta di maggiore coinvolgimento da parte del CAL ai processi europei. Il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, auspica la creazione in Umbria di una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Secondo il presidente Squarta, gli autori di reati dichiarati incapaci di intendere, ma socialmente pericolosi, devono essere curati in strutture sanitarie protette. Ne va della sicurezza di tutti, ha detto il presidente Squarta, e il consigliere della Lega Francesca Peppucci annuncia la presentazione di una mozione sul tema con cui chiede alla Giunta di porre fine all'accordo con la Toscana per i detenuti con problemi psichiatrici e di proseguire nell'iter di realizzazione di una struttura propria all'interno della regione Umbria. Per il consigliere regionale del Partito Democratico, Michele Bettarelli, l'assenza della presidente della Giunta regionale dell'Umbria alla 53esima edizione del Festival delle Nazioni è stata surreale. Dopo avere reclamato e ottenuto rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione, sottolinea Bettarelli, che annuncia un'interrogazione per chiedere quale potrà essere il ruolo che questa giunta regionale individua per il Festival delle Nazioni nell'ambito della politica più generale delle manifestazioni culturali umbre. In un altro atto ispettivo, sempre il consigliere Bettarelli chiede alla Giunta di spiegare l'iter autorizzativo e dei controlli utilizzati dalla Regione per l'accreditamento dei centri di diagnostica privati ai fini dell'effettuazione dei tamponi oro-rinofaringei. Bettarelli chiede inoltre che siano elencati i laboratori privati autorizzati attualmente e quante sono le richieste ancora in attesa di risposta, e ritiene necessario, a tutela dei cittadini, aumentare la capacità del servizio sanitario pubblico. Il capogruppo del Partito Democratico, Tommaso Bori, rimarca la crisi delle agenzie di viaggio a causa degli effetti socio-economici sopraggiunti con la diffusione del Covid e annuncia in proposito un'interrogazione alla Giunta, auspicando l'istituzione di un tavolo di crisi con le associazioni di categoria al fine di attivare strategie condivise e azioni concrete per sostenere il comparto. Sempre il capogruppo Tommaso Bori chiede con un'interrogazione alla Giunta di dare seguito alla mozione del 2017 approvata dall'Aula riguardante azioni e misure da mettere in campo per i pazienti affetti da sensibilità chimica multipla. Il consigliere regionale della Lega, Paola Fioroni, anche vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, annuncia la presentazione di una mozione con la quale impegna la Giunta a contrastare e prevenire l'abuso sui minori e in particolare le forme più attuali di pedofilia e pedopornografia. Per Paola Fioroni è una responsabilità che tutti, nessuno escluso, ci dobbiamo prendere come comunità, visto che è un oltraggio a valori socialmente condivisi e collettivamente riconosciuti, uno sfregio a civiltà e umanità. Il consigliere regionale del gruppo misto, Vincenzo Bianconi, interviene sulla fioritura di Castelluccio di Norcia, un evento per il quale fa sapere di avere dato vita a un tavolo tecnico dove aprire un sano confronto aperto e costruttivo, partendo dal basso, da tutta la comunità della montagna, per arrivare poi a coinvolgere le istituzioni. Bianconi annuncia una mozione per impegnare la Giunta a riconoscere la fioritura di Castelluccio come evento di interesse regionale, da valorizzare e sostenere per il bene di tutta la comunità e per rafforzare ulteriormente l'immagine di qualità dell'Umbria nel mondo.
Il gruppo consiliare del Partito Democratico interviene sulla situazione dell'azienda JP Industries annunciando un atto di indirizzo che verrà presentato nella prossima seduta d'aula. Per i consiglieri Dem, i lavoratori stanno subendo l'ennesima umiliazione dopo anni di rimbalzi e cassa integrazione. La vicepresidente dell'Assemblea, Paola Fioroni, interviene in tema di disabilità e annuncia la presentazione di una mozione per attivare un tavolo di lavoro a livello regionale che definisca un flusso informatico, un database integrato e dinamico per assicurare il monitoraggio completo della disabilità in Umbria. 1970-2020, 50 anni. La regione dell'Umbria compie 50 anni, l'evento è stato ricordato anche con una cerimonia alla Sala dei Notari, dove è stato presentato l'archivio storico. Si è tenuta lunedì 20 luglio nello stesso luogo che 50 anni fa, il 20 luglio 1970, ospitò la prima riunione della Regione Umbria, la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia, la cerimonia per ricordare il 50° anniversario della istituzione dell'ente. L'incontro è stato coordinato da Walter Biscotti, commissario dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, alla presenza delle autorità politiche e istituzionali di oggi e anche di molti anni fa, con la presenza in sala di ex presidenti e consiglieri regionali. Oggi abbiamo celebrato i 50 anni della prima seduta del Consiglio regionale. Oggi come ieri, il 20 luglio del 1970, si era riunito il primo consiglio regionale. I tempi sono difficili, quelli di oggi, i tempi di pandemia ci hanno costretto a delle rigorose regole per quanto riguarda la cerimonia. Avremmo voluto come allora un'aula affollata. C'è molto da fare, l'ISUC come è stato promotore di questa iniziativa ne è felice, perché l'ISUC è un istituto importante della nostra regione, andrà avanti, io ho l'onore di presiederlo come commissario e cercherò di essere all'altezza di chi mi ha preceduto, in particolare dell'avvocato Innamorati, che ne è stato il fondatore, che avete sentito oggi a 96 anni la lucidità che ci ha dimostrato. La Presidente della Regione, Donatella Tesei, ha sottolineato che l'Umbria in questi 50 anni è molto cambiata e questo cambiamento non deve spaventare, ma spingere all'impegno per agire al meglio delle aspettative e delle esigenze di tutti. L'emergenza Covid, secondo la Presidente, ha imposto la necessità di reinterpretare il nostro tempo e a suo giudizio questo momento delicato deve essere affrontato tutti insieme. Occorre quindi agire in maniera totalmente nuova attraverso un forte lavoro di squadra da organizzare avendo una chiara visione di quanto necessita per il futuro. Oggi è stata una giornata molto importante perché abbiamo celebrato i 50 anni del primo insediamento del Consiglio regionale, avvenuto il 20 luglio del 1970, un'iniziativa promossa dall'ISUC. Ci sono state tutte le autorità più importanti della nostra regione, abbiamo voluto organizzarla compatibilmente con le normative di sicurezza previste dal Covid e quindi è stata una giornata molto importante. Questa è una ricorrenza che dovrebbe far capire a tutti l'importanza del Consiglio regionale come vero e proprio Parlamento della nostra regione. La soprintendente archivistica e bibliografica per l'Umbria, Giovanna Giubbini, ha voluto ricordare dove si trova la storia della regione negli archivi che riportano le deliberazioni dell'Assemblea e gli interventi dei politici che vi si sono assecondati, oggi disponibili online sul sito della soprintendenza. In occasione dei 50 anni dalla prima seduta del Consiglio regionale abbiamo presentato il lavoro di schedatura dell'archivio del Consiglio regionale dell'Umbria, che racconta 50 anni della storia legislativa, politica, sociale di questa regione. Si tratta di oltre 8.000 faldoni che occupano circa un chilometro di scaffalatura e che conservano le delibere e tutta la documentazione prodotta dai consigli regionali che si sono succeduti dal 1970 fino al penultimo, appunto, al penultimo consiglio. Quindi si tratta di una fonte importante per la storia dell'Umbria.
Anche per questa edizione di Telecrew è tutto, vi ricordo il notiziario va in onda sulle emittenti televisive della regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'assemblea legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.